Il coronavirus ha inciso su diversi aspetti della nostra vita, della nostra socialità, sicuramente ha inciso sul modo di praticare lo sport. Ci sono naturalmente delle discipline che sono state più penalizzate, gli sport da contatto come il calcetto e il basket a livello amatoriale e poi tutte quelle attività che vengono svolte in spazi chiusi all'interno delle palestre, attività come ad esempio lo yoga, che è una pratica millenaria ma anche un trend in continua crescita, e quindi professionisti che lavorano all'interno dell'universo sportivo hanno dovuto adattarsi alle nuove esigenze, al cambiamento e soprattutto anche trovare nuovi metodi per continuare a svolgere la loro attività e a non perdere il contatto con i loro allievi. Ebbene, di tutto questo parleremo nella pillola formativa e informativa di Pocket News con l'ospite che ci ha raggiunto via Skype, ovvero Elisabetta Fiori, insegnante di yoga integrale. Ciao Elisabetta, benvenuta alle Fonti TV. Ciao, grazie, grazie di avermi con voi. Senti Elisabetta, vorrei iniziare proprio a partire dalla parola cambiamento. Come ha inciso la pandemia di coronavirus sulla tua attività e quanto la tecnologia è entrata a far parte della tua attività e della tua quotidianità? Mi riferisco naturalmente all'utilizzo di mezzi come Zoom, delle dirette streaming. Sì, quest'anno c'è stato un profondo cambiamento nel mio modo di lavorare, ma il cambiamento fa parte dello stile di vita dello yoga, quindi diciamo che abbiamo preso questa sfida come un nuovo input per stare vicino alle persone e non perderle. E diciamo che dalla modalità in presenza, quindi palestre o sale affittate dai comuni, sono dovuta passare completamente con un'attività online, quindi ora offro ai miei studenti delle lezioni online su Zoom. Un profondo cambiamento perché dalla una relazione personale di prossimità, quindi la possibilità di stare vicino alle persone, di sentirle respirare, di poterle correggere anche personalmente e toccarle, e si è dovuti passare a una lontananza che un pochino limita queste possibilità. Ecco, nella chiacchierata preliminare che abbiamo fatto insieme mi hai spiegato in realtà che tanti tuoi allievi non hanno proprio preso di buon grado questo passaggio dal reale al virtuale. Ecco, ci vuoi spiegare perché questa modalità invece che è diventata insomma parte integrante della nostra quotidianità fa fatica ad essere accettata da chi pratica lo yoga? Sì, diciamo che molte persone hanno delle resistenze o non hanno accettato di continuare i corsi online, proprio perché, come dicevo prima, la prossimità, il fatto di stare in un gruppo, di stare nella stessa stanza insieme, avere l'insegnante che ti guarda da vicino e ti può correggere, è una cosa fondamentale della pratica dello yoga. Quindi questo limite si impone nel mezzo online e per loro è diventato totalmente un blocco, tanto che hanno fermato la loro attività e si aspettano tempi migliori. Molti però hanno accettato e in questo modo possono continuare a praticare. Questo naturalmente ha impattato anche insomma a livello economico sulla tua attività perché c'è stata una riduzione del numero degli allievi e immagino che impatti a livello economico sulla tua attività anche la concorrenza, perché non sei naturalmente l'unica insegnante di yoga che offre corsi virtuali insomma a livello di streaming, di lezioni Zoom, ma ci sono tantissimi altri insegnanti e poi c'è la possibilità di vedere video di maestri, come abbiamo visto prima, addirittura indiani, insomma, che praticano da millenni lo yoga. Ecco, tutto questo come ha impattato sulla tua attività anche a livello economico? Sì, di sicuro l'impatto è stato importante, perché ovviamente anche per incentivare le persone, in un primo momento le lezioni sono state fatte di prova o offerte gratuitamente. Successivamente si è cercato di sostituire gli abbonamenti che di solito appunto si facevano in presenza con degli abbonamenti per le lezioni virtuali, ma ovviamente ci sono altri prezzi e questo ovviamente corrisponde anche a un minore costo, però in generale l'attività si è molto ridotta, sono ridotte anche il numero delle lezioni che si possono fare.
così come tutte le attività collaterali che per esempio io organizzo, che sono le vacanze yoga, delle quali sono stata completamente bloccata. Quindi un impatto importante a livello economico. C'è stato anche all'inizio diciamo un forte dibattito all'interno del mondo dello yoga se fare o meno le lezioni online. Molti insegnanti, infatti, nella prima parte del lockdown hanno detto che non si può fare yoga online. Nella seconda ondata, invece, ci siamo ritrovati quasi tutti costretti a farlo per appunto offrire questo servizio alle persone, visto che ormai il tempo lontano dalle palestre si sta prolungando molto e quindi la concorrenza sta diventando sempre più ampia, proprio perché il bacino di insegnanti ai quali gli studenti possono fare riferimento ovviamente non ha più limiti geografici, quindi posso seguire un insegnante a Milano, così come posso seguire un insegnante a Roma o a New York o in India. Quindi diciamo che per gli insegnanti è diventato anche molto difficile mantenere una certa fidelizzazione, anche come dicevi tu, grazie all'offerta gratuita di moltissimi video online Ecco, hai gratuiti. citato l'India. Il premier indiano Modi ha descritto lo yoga come antidoto per combattere lo stress e le tensioni accumulate proprio nei mesi, dell'emergenza. Lo ha definito addirittura uno scudo protettivo contro il coronavirus, almeno insomma fino a quando il vaccino potrà essere reso disponibile, per tutti. Io volevo chiederti, se effettivamente i tuoi allievi in questo periodo così difficile per tutti a livello globale, lamentano sintomi, insomma, che sono associati alla rabbia, alla depressione, all'ansia, e che cosa ti chiedono attraverso lo yoga? Arrivano da te e ti dicono: Elisabetta, per favore, con le tue lezioni cerca di rendermi più. Sì, più rilassato, nel senso che nonostante abbiamo più tempo, magari per stare in casa o per gestire la nostra vita diversamente rispetto a quello che facevamo prima, le persone comunque, come dicevi, hanno accumulato rabbia, rancore. Diverse tensioni, magari anche nella gestione della quotidianità, in famiglia, nella casa, e quindi quello che mi chiedono è di avere un momento per loro stessi, un momento di raccoglimento privato nei piccoli spazi nei quali ormai dobbiamo abituarci a vivere, a convivere con le altre persone, e sono aumentate moltissimo le richieste di pratiche meditative. Quindi offro gratuitamente delle lezioni di meditazione per coloro che lo desiderano, proprio perché sento che ce n'è bisogno e che le persone hanno bisogno di questo strumento che agisce sulla mente, sulla nostra emotività anche, per trovare di nuovo un equilibrio in questa rinnovata routine che ci troviamo a vivere. Ecco, speriamo naturalmente che anche le lezioni di yoga, come stiamo vedendo nel filmato, possano essere riprese poi in primavera all'aperto, e quindi ecco che insomma non ci sia più il blocco legato appunto agli spazi chiusi, a tutti i divieti relativi allo sport. Elisabetta, io ti ringrazio molto per aver partecipato a questo focus, ad essere stata nostra ospite qui sulle Fonti TV. Grazie a voi, grazie Grazie, a presto. mille. Il Ciao, nostro arrivederci. spazio di approfondimento è finito. Ecco, noi ci risentiamo naturalmente a breve con nuove pillole formative e informative di Le Fonti TV.